Mentre imperversa ormai da giorni l'alluvione in Romagna, si parla di cementificazioni selvagge, di quartieri sotto il livello dei fiumi, si chiacchiera su quello che non è stato fatto e intanto in Lombardia, che è la regione che vanta il maggior consumo di suolo d'Italia, si progettano autostrade inutili oltre a quelle già fatte. Non è bastata la colossale fregatura di Brebemi ai danni dei cittadini, è costata 2 miliardi e mezzo di euro, il triplo del previsto, con un mutuo ancora tutto da pagare. 62 km di asfalto inutile e a debito che giace su 900 ettari di suolo agricolo per un traffico da strada provinciale perché è carissima e inservibile, dato che la 4 storica assolve appieno con 4 corsie il suo ruolo di arteria di collegamento nel nord Italia. Pensate che Brebemi fu realizzata in project financing, cioè imprese private che avrebbero dovuto guadagnare dai pedaggi, e invece alla fine quelle stesse imprese non solo non hanno ancora rimborsato un euro di mutuo di questi 2 miliardi e mezzo finanziati con soldi pubblici e dalle banche, ma si sono fatte dare dalla Regione Lombardia, dell'ex governatore Maroni, altri 320 milioni pubblici per ripianare le perdite, per un totale ad oggi di 2 miliardi e 8, oltre ai 40 milioni di perdite che ogni anno Brebemi colleziona da ormai 11 anni, da quando è stata inaugurata. Alla presentazione dell'ultimo bilancio si è congedato Franco Bettoni, il presidente di Brebemi e anche della Camera di Commercio di Brescia, che non pago del disastro di Brebemi, si sta adoperando per far costruire l'ancora più inutile autostrada Cremona-Mantova. Per non dire dell'ultima follia speculativa ai danni dell'ambiente e delle tasche degli italiani, mi riferisco all'autostrada Bergamo-Treviglio, che si staccherebbe da Brebemi per confluire nella 4 ad Almine, non a Bergamo. Per inciso, Dalmine è il paese dell'assessore lombardo ai trasporti Claudia Terzi, leghista. Questa ennesima folle striscia di asfalto, per la quale il Pirellone ha già anticipato 146 milioni di euro, provocherà lo sventramento dell'unica area verde rimasta nel Parco dell'Adda, a ovest di Treviglio, il cosiddetto Plis. È nei piani da 20 anni perché doveva interconnettersi con la Pedemontana, che come sappiamo non è mai stata realizzata fino in provincia di Bergamo, a Osio, perché mancano i soldi e mai si farà. Eppure la Bergamo-Treviglio è ancora sostenuta oggi da Attilio Fontana, oltre che dai predecessori Maroni e Formigoni, ma trova contraria la provincia di Bergamo, che è a guida del PD. Proprio il PD, per voce del segretario Casati, ha chiesto alla regione Lombardia di ripensarci, ma la Lega vuole andare avanti e se ne infischia dei 30 sindaci contrari a quest'opera, che obiettivamente è inutile. Inutile e dannosa, anche in vista di eventuali perturbazioni che se dovessero alluvionare la Lombardia, sarebbero guai. Grane per tutta l'Italia.